Elisa Quirolo, una sconfitta che ha diverse facce, perché comunque l'Italia ha dimostrato di saper recuperare anche uno svantaggio, di essere in partita, ma forse sono costate più alcune disattenzioni oggi. Allora, come dicevo prima, secondo me sono stati brutti i due gol presi da boa, perché non ci possiamo permettere di prendere due gol da boa. Presi però nella parte iniziale, quindi tutto recuperabile. Nella parte finale secondo me c'è mancata un po' di lucidità sull'uomo in più, nel senso che all'inizio abbiamo avuto l'uomo in più per fare il più due e comunque abbiamo sbagliato. Poi andando sotto abbiamo avuto comunque la possibilità di recuperare, quindi dico, cioè le possibilità ce l'avamo tantissime e secondo me c'è mancata un po' di lucidità, un po' di freddezza in questa parte finale. La determinazione quella la conosciamo, ce l'avete. Quella concentrazione probabilmente arriverà con il passare delle partite. Vi sentite di aver perso qualcosa oggi oltre alla partita? Vorrei dire una cosa sulla concentrazione. Più che concentrazione, cioè, secondo me eravamo concentrate, ma siamo state poco decise magari nel tiro, poco lucide, decisione sbagliata, però non credo dovuta a non concentrazione, magari più sono un po' più stanca, devo pensare più tranquillamente, più lucidamente, ci è mancato un po' questo. Non credo che abbiamo perso qualcosa, nel senso era importante vincere, però non è successo niente, nel senso non è finito niente, abbiamo perso soltanto una battaglia, ma la guerra è ancora lunga, cioè ne abbiamo ancora da fare, quindi non ci dobbiamo abbattere, guarderemo le cose da migliorare, sicuramente già la partita con l'Olanda cercheremo di sistemare questi errori. Con l'Olanda sarà un'altra battaglia. Sì, sicuramente, perché comunque sappiamo che ha una squadra fisica, che nuota, ottime qualità, quindi ci vuole bella concentrazione, decisione, essere spavalde, fare l'Italia, giocare da sette rosa senza preoccuparsi troppo, senza avere paura, perché comunque è una battaglia. E poi c'è la guerra, quindi pezzo per pezzo dobbiamo pensare a questo. Grazie Elisa. Grazie a voi.